Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato a tutti i prodotti della Tropical Summer. Allora, sono appena uscita da Lidl e come potete vedere, ragazzi, ho preso un bel po' di cosine della Tropical Summer. Devo dirvi che non è cambiato molto rispetto all'anno scorso, perché soprattutto alcuni prodotti, come vi ho detto anche nello scorso video, che vi invito assolutamente ad andare a vedere, sono sempre gli stessi e hanno gli stessi ingredienti. Tutta la linea degli smalti, quella composta da gli smalti per la French Manicure, il top coat effetto gel, hanno tutti un prezzo di 1,79 euro ed hanno tutti inci ottimo, come già vi avevo anticipato, e anche i quattro famosi smalti curativi, ossia quello arancione, indurente, celeste, che praticamente è questo qui, l'olietto, questo per le cuticole, anche a un buon inci, e anche quello fucsia. Quando vedete l'espositore, quello con gli smalti, tranquille ragazze, che hanno tutti un buon inci. Come ha un buon inci anche il nail remover, ho ricontrollato per sicurezza e ha un buon inci anche questo qui, l'esfoliating and scrub, naturalmente con questo packaging qui della Tropical Summer, e ve lo consiglio assolutamente. Poi ho riguardato anche la crema mani, questa qui, che praticamente è la Tropical Summer and Cream with Coconut Oil. È una crema mani, qua dice per pelli secche e stressate. La confezione contiene 300 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e ha questo dispenser molto molto comodo. E ragazze, ho scoperto che questa crema ha un inci ottimo, quindi naturalmente non potevo fare a meno di acquistarla, e l'ho pagata 1,79 euro. Devo dirvi che ha un rapporto quantità prezzo ottimo. Adesso la proviamo un attimo. Ha un profumo tropicale di cocco, sì, di cocco, ma anche di glicerina buonissima. Si sente che è una crema per mani secche, perché comunque è molto ricca e molto idratante. Ve la consiglio soprattutto se avete la pelle delle mani, o comunque secondo me è ottima anche per i piedi, molto secca. Poi altri prodotti che già c'erano lo scorso anno e che ho rivisto quest'anno e che, ragazze, non ho assolutamente acquistato, adesso capirete perché, è tutta la linea per i piedi. Abbiamo la Tropical Summer Foot Peeling, che è uno scrub per i piedi, che, ragazze, non ha un buon inci in quanto contiene petrolatum. La confezione contiene 75 ml. Il Foot Gel Fruit Freshy Kick with Vitamina B3. Devo dirvi che fra tutti è il prodotto che ha un buon inci, non è proprio il massimo. Barefoot Spray with Real Silk, e anche qui, ragazze, non ci siamo, perché abbiamo fra i primi ingredienti il ciclopentasiloxane. Ancora Tropical Summer Foot Mousse, questa, ragazze, contiene dimeticone, quindi non ha un buon inci. Passiamo poi ai nuovi prodotti. L'anno scorso non ho trovato l'acqua spray, che invece ho trovato quest'anno, e devo dirvi che ha un inci ottimo, però, ragazze, io sinceramente, non utilizzandola tantissimo, alla fine ho deciso di non acquistarla. Vi voglio parlare, visto che me l'avete chiesto in tantissime, in primis degli autoabbronzanti. La linea degli autoabbronzanti è composta totalmente da 4 pezzi. Abbiamo la Self Tanning Milk, ossia il latte corpo autoabbronzante. Non ha assolutamente un buon inci in quanto contiene dimeticone. Proseguiamo con la Self Tanning Mousse, ossia una mousse autoabbronzante. E ragazze, anche qui c'è un silicone fra i primi ingredienti e contiene 150 ml di prodotto. Ancora il Self Tanning Cream, ossia la crema autoabbronzante, e anche questa contiene dimeticone. La confezione contiene 75 ml. Ed infine lo spray, il Self Tanning Spray. Abbiamo un PEG 40 fra i primi ingredienti. Continuando poi con tutti i prodotti nuovi della Tropical Summer, abbiamo le salviette struccanti, ossia le Tropical Summer Facial Cleaning Wipe, 25 salviette in due fragranze, Pink Grapefruit oppure Dark Berries.
Ragazze, io sono sincera, queste salviette sono il prodotto con inci migliore. Infatti ho deciso di acquistare le salviette struccanti alla profumazione Dark Berry, perché comunque non contengono paraffina di meticone, hanno un inci fatto benissimo e soprattutto le ho prese perché le ho pagate 89 centesimi, e naturalmente queste sono quelle al mirtillo. Fatemi sapere, ragazze, se voi già le avete provate, se vi siete trovate bene o meno. Io non vedo l'ora, appunto, di provarle per la prima volta. E anche quelle al grapefruit hanno un inci ottimo. Abbiamo tre face mask, ossia la verde, la arancione al mango e quella fucsia grapefruit. Non hanno un buon inci, alcune contengono ciclopentasiloxano, altre contengono dimeticone, quindi alla fine, nonostante il prezzo ottimo, non le avrei utilizzate, ho deciso di non acquistarle. Un prodotto che non era sul volantino, che ho visto solo in negozio, è il gel per le mani, diciamo simile a Mukina Tropical Summer Sien. Abbiamo tre fragranze: Green Eden, Pink Dream e Coconut Kiss. Ragazze, questi prodotti non hanno un buon inci, in realtà non sono neanche così male, essendo prodotti per le mani, però sono ad assorbimento e non mi fanno impazzire, e questi dovrebbero venire sempre 1,79 euro. Poi continuiamo con la questione lip balm. Dico la questione lip balm perché anche in negozio ne stavo parlando con una signora che era molto attratta, come sono stata molto attratta io, da questi balsami labbra. Allora, abbiamo totalmente tre balsami labbra: quello giallo all'ananas, quello fucsia all'ibisco ed infine quello arancione alla pesca. Hanno un prezzo di 99 centesimi. Allora, ragazze, devo dirvi che non sono proprio un granché riguardo gli ingredienti. Io ne ho acquistato uno perché comunque mi fa piacere provarlo, anche appunto per il prezzo ottimo, però ragazze, hanno ingredienti molto sintetici, quindi non so fino a che punto, soprattutto per labbra secche come le mie, possono essere un prodotto adatto o comunque un prodotto idratante. Questo è il balsamo labbra, io ho scelto la profumazione alla pesca perché è quella che fra tutte mi ha attirato maggiormente. È un classico burro cacao, così normale, packaging in questo caso arancione. Anche dentro non è colorato, ha semplicemente il colore che ha fuori più o meno, e ha una profumazione buonissima, devo dirvi, di pesca. Voi fatemi sapere se li avete acquistati, se vi siete trovati bene o meno, insomma aspetto i vostri commenti. Ho trovato quell'espositore grandissimo, giganterrimo di smalti, cui, ragazze, non so se vi ricordate, vi ho fatto vedere proprio nel video scorso lo smalto, quello color Tiffany, che venerdì sera ho rotto. E anche lì ci sono colori davvero bellissimi, e devo dirvi che a me quello smalto, quello in color Tiffany celestino che vi ho fatto vedere, piaceva davvero tantissimo. A sorpresa ho trovato anche il make up della Tropical Summer, ho anche acquistato qualcosina, però voglio farvi bene un video. L'anno scorso ho acquistato prodotti della Tropical Summer linea make up, li ho provati, voglio farvi un video più approfondito. Infine vi segnalo che della Tropical Summer, sempre Sien, abbiamo anche il sapone per le mani in due fragranze, menta e mango. Volevo poi farvi vedere solo un'ultima cosa: tra tutte le promozioni di questa settimana ho deciso di prendermi anche il reggiseno. Ho preso il reggiseno a fascia, quello diciamo che io voglio portare senza spalline. Ho letto, diciamo, vari commenti di ragazze che l'hanno già acquistato e ho visto che calzano un pochettino stretti, quindi io ho preso, per non saperne leggere né scrivere, la quarta coppa B, il colore è questo nude. E appunto volevo sapere anche da voi se per caso lo avete provato, se vi siete trovate bene. Ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di attivare la campanellina per le notifiche. Volevo dare il benvenuto anche a tutte le nuove iscritte e volevo ringraziarvi veramente tantissimo per tutti i bei commenti che mi avete lasciato sotto gli ultimi 3-4 video. Mi strappate sempre un grande sorriso e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!